squadra che sicuramente ha voglia di uscire da inizio di campionato, purtroppo non esaltante, come mi è parso che ci siano tutte le componenti per poter venire fuori, sto dando disponibilità da parte dei ragazzi, quindi c'è da lavorare, si lavora, ma anche quello che loro ci hanno disposto a fare. È il mister, lo conosciamo piuttosto bene, il mister vincente, preferisce giocare e vincere, ma non disdegna anche la parte difensiva. Vabbè, no, il calcio è fatto delle tre fasi, quindi fra le quali c'è anche la fase difensiva. È chiaro che come mentalità noi dobbiamo essere una squadra propositiva, mi piace un calcio propositivo, mi piace ottenere risultati attraverso il gioco, ne è riuscito spesso, alcune, molte partite le abbiamo vinte, alcune le abbiamo perse, però come mentalità deve essere quella, questa squadra si pian piano la debba acquisire, sta già acquisendo, ho visto già oggi, ripeto, grande disponibilità e per cui sono fiducioso. Il mister ha già visto appunto in partita di Morese, un Imola che sta prendendo troppi gol. Sì, preso, adesso io non ho visto la partita in casa, ho visto la partita a Rieni, sono stati dei gol abbastanza strani perché ora eravamo sotto 3-0, dicevamo che se ancora non ero allenatore neanche c'erano i pensieri di nessuno. Ho preso tre gol che ho fatto ora, però la partita è stata difficile, sono stati dei gol strani, credo che sono stati più errori individuali che errori del risultato. Quindi, però è chiaro che da quel punto di vista dobbiamo migliorare, ma sono convinto che miglioreremo sicuramente perché la qualità dei difensori mi pare un buon qualcosa. La squadra fisicamente è saluta, almeno per aver vista correre per l'avversario, avremo cambiamenti. Sì, cambiamenti a livello tattico sì, perché credo che ogni allenatore deve affrontare il suo modo di gioco, la sua filosofia di gioco, quindi da questo punto di vista avremo molti cambiamenti a livello tattico. Però quindi ci sarà da lavorare e il lavoro certo non mi spaventa, ho visto come ripeto disponibilità dai ragazzi, quindi per me è anche più facile far introdurre il mio modo di gioco. Il 4-3-3 che stanno non ha pagato, l'anno scorso era un 4-4-2 che rendeva di più, visto si chiede sempre come giocare. Io penso di giocare con il mio tipo di modo che ho da diversi anni, io gioco sempre con 3-4-3, e lavoreremo per fare quel tipo di gioco lì, ma al di là degli schemi di gioco credo sia importante la mentalità, deve essere una mentalità vincente, perché come ho detto loro non è che giochiamo contro squadre di serie A, giochiamo contro squadre di pari categoria, sono giocatori come noi, quindi dobbiamo andare in campo con la mentalità di giocarci le partite per vincere in tutti i campi, sia in casa che fuori casa. Altra partita fuori casa, altra partita impegnativa. Sì, ma tutte le partite sono impegnative, questo non è un campionato facile, non ci sono partite facili, non ci sono squadre che appena entra in campo ti dico prego, si accomodi e facciamo vincere la partita, per cui se non siamo consapevoli di quello abbiamo sbagliato l'atteggiamento tattico, credo che questa squadra in questo momento, ma non solo in questo momento, questo tipo di atteggiamento qui non se lo possa permettere, io ho detto con loro che ogni partita per noi deve essere una finale, se andiamo in campo con questa mentalità sono convinto che qualche soddisfazione sia per noi. Allora, io ti chiedo, vedo che hai visto una squadra fisicamente in salute, no? Oggi è avuto il primo approccio, ecco, dal punto di vista invece psicologico, e tutto verificarlo oggi in campo per la prima volta, come hai trovato? Beh, è una squadra che sicuramente risente della situazione del momento, ma questo è normale, sarebbe strano il contrario, per dire che è una squadra che se ne frega, no? Quindi però certamente come ho detto loro non è che questo ci deve condizionare che segue il campionato, che abbiamo ancora 34 partite, 32-33, quindi sono da affrontare, ci sono tanti punti in palio. Essere partiti così non deve condizionare le partite future. Dobbiamo andare in campo con più allegria, con più consapevolezza dei propri mezzi, credo che con le proprie possibilità che ci sono tanto. Quindi è chiaro che sarebbe incosciente non tenere conto della situazione, ma come ripeto, la situazione non ci può condizionare. Certo, anche perché c'è una partita, dice questa qua, è una partita, magari con l'aspettativa di essere in una posizione di classifica, è una partita migliore, no? Certo. Ecco, quando una squadra parte con questi concetti, poi si trova invece a dover fare i conti con una classifica. Che problema, non è che siamo... Non è che il contraccolpo è più grande di una pesata. Ma io non credo che dopo quattro partite ci debba essere un contraccolpo così negativo, non è che siamo a tre quarti di campionato e la squadra ultima in classifica, sono appena passate quattro partite, per cui, come ripeto, è normale che i ragazzi non siano contenti di quello che stanno facendo, questo gli fa meglio, gli fa onore, nel senso che vuol dire che non sono nei fermisti, vuol dire che sentono una situazione particolare, però ripeto, da questa tensione che dobbiamo avere dobbiamo ripartire per affrontare questa partita, ci sono tanti.
quindi una mentalità portata a voler cercare di vincere il maggior numero di partite, quindi squadra non è speculativa, cioè una squadra che giocherà sempre convinta di poter saltare. Assolutamente sì, non vedo per quale motivo non debba essere così, nel senso che come ho detto prima, non è che dice domenica affrontiamo il Milan, a parte affrontiamo, affrontiamo le squadre insomma della nostra categoria, quindi non credo che ci siano dei fenomeni. Quello che conta è l'atteggiamento tattico, quello che conta è l'atteggiamento mentale, quello che conta è che la squadra debba essere propositiva, poi molte partite riusciremo a vincere, qualcuno probabilmente riuscirà a lottare per il primo anno, però la mentalità deve essere questa. È sempre stato il mio tipo di mentalità, credo qualche risultato di averlo ottenuto, quindi vado avanti per la mia strada. È una fortuna anche avere 3-4, diciamo, giocatori importanti. Quello sì, anche perché conosco il mio modo di lavorare, il mio modo di giocare, quindi spero, penso e spero che lo trasmettano anche gli altri. Però ti dico, visto oggi già che anche gli altri che sono stati con me hanno avuto un atteggiamento positivo e positivo. Quindi al primo approccio sono molto contento. Importante soprattutto il gruppo dei giovani, pensi che sia la testa della categoria? Se i giovani sono qui perché sono invitati, no, quindi devono crescere. Invece può essere appunto l'infortunio non è che non può avere neanche i ragazzini in porta poteva darti maggiore possibilità di scelta. Come scusate? Il ragazzino in porta il 96 quando rientrerà lui ti dà la possibilità. Sappiamo questo che io l'ho visto domenica, ha fatto molto bene secondo me, quindi cercheremo di adattare gli altri in un determinato tipo di ruolo. Però i ragazzini è chiaro che sono soggetti ad errori, ma vanno aiutati in questo. Questo è un ruolo importante sia io che gli esperti della squadra che devono stare vicino a aiutare. Come ho detto prima, noi abbiamo un obiettivo che comune a tutti, non è che i ragazzi hanno un obiettivo che è diverso dal nostro. Abbiamo un obiettivo comune che è quello di affrontare le partite domenica e domenica e ottenere il massimo risultato.